quanta eleganza! MV Agusta Super Veloce è un oggetto davvero davvero particolare, più unico che raro, disegnata in maniera veramente divina. Ogni singolo elemento si lascia guardare, la gente si ferma per strada, tirano giù il finestrino per farti i complimenti. Lei è la Super Veloce, è una moto che merita di essere studiata un pochino più a fondo. Anzi, in questo video vedrete la Super Veloce in un contesto reale. Quindi diamo subito inizio al video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per sostenerlo, un bel like anche, e noi diamo inizio a questo esperimento. Bella però, ma che elegante, certo che elegante, più elegante di così, dai, non so cosa dobbiamo fare. Sì, va bene l'eleganza, la classe, quello che vuoi, però diciamocelo, nel mondo reale come si comporta questa super veloce? Sicuramente nel mondo reale non manca mai una cosa, il traffico. Ecco, e con lei come la mettiamo? Ci muoviamo? Su, su, su. Ci passiamo, non ci passiamo, la colonna di macchine, lo sterzo un po' ridotto. Grazie, 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 grazie. Eh sì, perché nel mondo reale c'è anche sta roba qua, il traffico, mannaggia la miseria. E la super veloce se la cava discretamente. Lo sterzo non è ampissimo, non è così agile quando sei di fronte a una colonna ferma di macchine. Le sospensioni sul pavé, sui San Pietrini, insomma, sono abbastanza rigide, quindi c'è poco da fare. A bassa velocità il collo è abbastanza sollecitato perché sei decisamente sbalzato in avanti e quindi un pochino puoi soffrire, però ragazzi, quando ti fermi a semaforo e vedi gli sguardi delle persone ingolosite da questo oggetto davvero di grande design, veramente super fico, beh, allora insomma questo ti ripaga anche un po' della fatica di dover affrontare questa cacata di traffico. Eccolo qua, guarda che roba, dai, dai, su, vai, vai. È anche vero che poi alla fine comunque il mondo reale comporta anche tutta una serie di libidini. Una per esempio è questa. Porco schifo. C'è poi un'altra cosa super super figa che mi piace di sta moto, che è questo pulsantino qua, lo vedi? Launch control. È un giochino simpatico e divertente che, allora, di utilità vera e propria in realtà francamente non ne vedo, ma come giochino è fico perché io qua posso divertirmi a fare le partenze super turbo, quindi è abbastanza semplice. Una volta che è avviata la moto basta schiacciare qua, lo vedi? Qua, un santino qui, launch, lo schiacci, eccolo qua, launching wheel, pull the clutch, cioè schiaccia la frizione, mettiamo a prima marcia, dentro la prima, open full throttle, apriamo. Porco schifo, cosa è partita, oh, cosa è partita, in sostanza tu non devi pensare a nulla se non al fatto di tenere full gas, completo full gas, e poi dopo dosare la frizione. Lei un pochino tende a impennare, ma il sistema comunque è decisamente buono. Adesso facciamo il secondo lancio, giusto per vedere. Che figata, che figata. Ok, ci siamo. Schiacciamo il launch control. Porca Eva.
guarda se accelera. Accelera di brutto. E poi non vuoi privarti del giretto fuori porta? Ecco qua. Qua viene fuori l'essenza, la libidine, la vera natura di questa bella, bella moto. Proprio quando arriva il momento del giro fuori porta che esce l'essenza di questa moto. Appena infatti la strada si fa minimamente più gustosa, è quasi impossibile resistere alla voglia di allungare qualche marcia, di stendere un po' di cavalli. Ragazzi, la base tecnica è paura, cioè sta a fare qua. Tre cilindri in linea, valvole in titanio, 147 cavalli, 250 km all'ora, accelerazione bruciante, l'avete visto, stiamo parlando di 3,05 secondi sul 0 a 100 e 9 secondi sul 0-200, quindi insomma veramente prestazioni esorbitanti. L'attitudine è pistaiola, la base tecnica della F3 non si nasconde. Questo è un motore che ha una gran voglia di girare alto e il sound è magnifico. È un motore molto compresso, 13,3 a 1, quindi bello pompato, ha voglia di girare in alto. La coppia di 88 Nm arriva a 10.100 giri e la potenza di 147 cavalli arriva a 13.000 giri, quindi siamo proprio in alto. E lei urla, voglia di urlare sta moto, mamma mia quanto urla. Il cambio elettronico è come il direttore d'orchestra, un cambio che direi maschio, dagli innesti abbastanza duri ma quasi sempre impeccabile. È una moto con tanto carattere, velocissima a salire di giri, ti porta a velocità da straccio di patente in un attimo. Anche l'elettronica è davvero molto evoluta, 4 mappe motore, traction control, ABS cornering. Il traction control tra l'altro è regolabile su 8 livelli. Ce n'è per tutti i gusti. Fortunatamente frena anche forte, parecchio, ma senza mai perdere una fantastica progressione e modulabilità. Anche l'assetto è pistaiolo, se vogliamo un po' vecchio stampo, per intenderci spinto sull'anteriore, con un approccio abbastanza fisico, il che la rende una moto decisamente stabile, non ballerina, ed è anche efficace sui curvoni più veloci, dove la fai correre. Telaio estremamente robusto, traliccio in tubi e piastre in lega di alluminio, forcellone in alluminio, monobraccio bellissimo, ruote spettacolari. La moto nel complesso pesa abbastanza poco, 173 kg a secco, e anche per questo che schizza via come un fulmine. Sullo stretto invece, nei tornantini, si fa un pochino più fatica a sfruttare il suo potenziale. Forcella Marzocchi da 43 mm con trattamento superficiale completamente regolabile. Dietro invece un Mono Sax. In questo senso forse avrebbero potuto spingersi un attimino più lì. E poi nel mondo reale c'è anche l'ipotesi di portare un passeggero. E ragazzi, qua non si scherza, sellino minimale, ginocchia in bocca, che famo? Cosa fai? Non lo dai uno strappo a un amico? Glielo dai? Ciao Tubi, allora vuoi fare un giro? Dai proviamo, dai vieni, va. Dai, salta su, qua lo spazio è quello che è, Dai, prova un giro breve. Ok, grande, vai, eccola là, bene così, ci sei? È troppo difficile? No, ma dai, ce la facciamo. Ok, veniamo. Andiamo, prova un pezzettino e basta, E poi capita a volte di dover fare una commissione. Vuoi che non succeda, che devi prendere qualcosa, come si fa? Qua non c'è spazio neanche per uno spillo, però vediamo. Eccolo qua, motoretta, sacchetto. Qui praticamente dove lo mettiamo? Allora qua vengono in soccorso,
gli specchietti Barend. Guarda che roba, metto lì e via. E la spesuccia di sicurezza l'abbiamo fatta e via. Ecco qua. Allora la prova con missione al super atta. Il prezzo 23.100 euro a partire da, quindi non bruscolini, si tratta di una cifra abbastanza esclusiva come del resto lo è la moto, ma chi può permettersela francamente fa bene, perché è un oggetto davvero davvero esclusivo. Mi raccomando, mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi per sostenere il canale e ciao!